Un incontro raro, suggestivo, che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico del Santa Giuliana. Enrico Rava e Fred Hirsch sono due artisti con storie diverse alle spalle, ma accomunati da una visione della musica rigorosa ed emozionante. Sul palco di Umbria Jazz, un duo tromba-pianoforte che ha regalato grande sintonia. Enrico Rava è particolarmente conosciuto dal pubblico di Umbria Jazz, che lo ha ascoltato più volte in contesti diversi, apprezzando il suo grande contributo nello sviluppo del jazz italiano ed europeo. Fred Hirsch sembra essere del tutto indifferente ai generi, privilegia il lato emotivo ed emozionale della musica e non si cura del virtuosismo. La sua è una musica in cui si confondono tradizione e innovazione, lirismo ed energia, linguaggio jazz e cultura classica. Il cambio palco ha regalato al pubblico nuovi virtuosismi. Lo stesso Rava si è esibito con Dino e Franco Piana, Dado Moroni, Gabriele Evangelista e Roberto Gatto in Al Ghir dal Bughi, Al Giro del Bughi, titolo dell'ultimo disco di Dino Piana, classe 1930, trombettista, band leader e compositore torinese. Per Enrico Rava, fautore del progetto insieme al figlio di Dino, Franco, Piana è uno dei più grandi jazzisti italiani, uno dei più amati e richiesti in Europa, uno dei padri storici del jazz moderno in Italia e fonte di ispirazione per tutti i giovani trombonisti negli anni a venire. Il titolo del disco nasce dal racconto del loro primo incontro in una jam session più di 60 anni fa. I concerti di ieri sera sono stati anticipati alle 19 per poi permettere al pubblico di seguire la finale degli europei dal maxi schermo del Santa Giuliana. Dopo l'incontro ancora musica con Julian Lage Trio.